Ciao! Allora, oggi vi voglio mostrare un po' delle cosine che mi sono arrivate da Wish. Ovviamente tutto quanto a 1 euro più 1 euro di spedizione. Io inizierei intanto dicendo qualcosa che è un po' fuori dal mio genere. Facciamo un attimo poniamoci una domanda. Mi stanno arrivando adesso le cose di Natale, che quindi io avevo ordinato ottobre, novembre e stanno arrivando adesso. Io mi faccio la domanda, da Wish è tanto che compro questi ritardi così tanto, non li ho mai avuti. Secondo me il problema un attimo che tanto si è discusso di questo virus è iniziato un pochino prima di dicembre, perché c'è stato qualche problema in Cina, secondo me. E non solo secondo me, perché vedo che a tante persone stanno arrivando le cose natalizie adesso o poco fa. Quindi, comunque vi mostro questo, che ormai Natale è passato, però non c'è problema, sarà per il prossimo. Era tutto quanto nello stesso pacchetto e sono degli alberelli. Volevo farci delle decorazioni, ma non c'è problema, ce le faremo per il prossimo Natale. Alcuni più grandi, alcuni più piccini. Un pacchetto da 5 ed era davvero molto carino. Allora, vediamo un pochino. Intanto questa ciotola, chiamiamola ciotola, perché era l'unico animaletto che mi mancava e quindi beh, volevo anche lei, anche perché sono comodissime, non sembra, ma sono in plastica, quindi si lavano benissimo e poi ci metto dentro davvero di tutto, cioè io mi trovo benissimo. Sempre in fatto di contenitori. Questo che sinceramente avevo visto più grande, però va bene anche così. Dunque, questa grandezza si mette così, ecco, d'aperto a queste dimensioni. Ed è carino perché ha comunque tutte le taschine qui, alcune più grandi, alcune più piccole, per metterci le cose. È carino, anche se sinceramente dalle dimensioni mi sembrava un pochino più grande, però non c'è problema perché anzi gli ho già trovato un'altra collocazione, quindi va benissimo così. Poi metto dentro, andiamo avanti. Vi devo mostrare ovviamente la mia mitica cipria, perché vi ho detto che io resto su queste le amo, quindi sempre la 02. Anzi, questa è una confezione nuova, quindi faccio vedere che vabbè. Oltre alla cipria, oltre a questo cosino, c'è anche il puff. Si chiama Puff Puffer, insomma la spugnetta che però io stranamente perdo ovunque. E veniamo ora alla cosa finale. Sì, ebbene sì, stickers. Dunque, ecco qua, sono questi, sono tutti fogli uguali, non ho contato quanti fogli sono, ma ve ne faccio vedere uno, cioè sono bellissimi con gli emoji. Da mettere sull'agenda o nel calendario, come sto facendo, sono fantastici. Sono tutti uguali. Sì, ma quanti fogli sono? Aspettate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fogli. Wow! Adesso sento la mia mamma perché, se per caso lei non ce li ha questi, potrei smezzarli con lei. Però sì, sono troppo carini e non potevo lasciarli lì, insomma. Allora, dunque, oggi vi voglio mostrare queste cose. E scusate, ma non c'è proprio luce. Dunque, ecco qui. Sono dei masking tape, chiamano, vabbè, dei washi tape. Questa sono verdi e la confezione è fatta da 2, 4, 6, 8, 10. Tiriamoli fuori. Verranno fuori. Vabbè, prendiamoli così a caso, ecco. Allora, non ce n'è tantissimo, ma sono bellini questi. Allora, le immagini sono queste qua dietro. Eccole qua. Ed è carino perché cioè, sono 10 e questi sono i verdi, se no qua ci sono i blu. Stessa cosa. E le immagini sono queste. Li trovo davvero molto molto carini per delle decorazioni. Considerate che 1,90 euro compreso spedizione, direi che si può fare.
Allora, non potevo evitare di mostrarvi queste. Sono due Biro, stupende secondo me, a coniglietto, bellissime. Ecco qua, che avevo preso per Pasqua, ma immaginavo che non potessero arrivare in tempo per il periodo di Pasqua. Vediamo perché. Due. Ah, c'hanno anche il cappuccio di protezione, cioè no, parliamone, bellissime. E scrivono nero. Io queste le adoro. È inutile, anche perché poi se non sbaglio, esatto, si aprono e posso metterci i refill come voglio io. Va bene, erano per Pasqua, ma sapevo che prendendole 2 settimane prima di Pasqua non sarebbero mai arrivati in tempo e sono deliziose. Altra cosa che però vi devo mostrare, altrettanto deliziosa, un washi tape a unicorno ciccione oltretutto. È delizioso, oltre al fatto che è tanto, è davvero tanto, mi piace. Questa è la scatola. No, ma è bellissimo. E niente, questo è davvero stupendo, a mio avviso. Bellissimo. Allora, questi erano due pacchetti divisi, quindi uno e uno. E sono, sì, ebbene sì, degli adesivi con i cuoricini. Sembrano molto classici, ma io ho questi. Aspettate che cerco di aprirli perché non li ho ancora aperti. Ecco qua, sono così, un po' più grandi, un po' più piccoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fogli. E questi li ho presi perché per segnare le cose sull'agenda, sul calendario, le trovo carinissime, ma anche come decorazione. E ovviamente le stesse anche fatte a stellina, che si aprono da qui. Devo capire il perché di questa luce così gialla oggi. Sempre uguali, sempre alcune più grandi, alcune più piccole, le trovo deliziose. Altro pennello, sempre a 1 euro. Io amo questi pennelli fatti così, che si chiamavano gli oval brush, se non sbaglio, per il fondotinta. Io questi li amo. Questo è particolare, fatto così, molto carino. Cioè, ha delle setole fantastiche, belle compatte. Il fondotinta si stende bene, si suma bene. Si lava facilmente, bello, molto bello e mi piace davvero un sacco. Anche pratico, comodo e questi quando li trovo li prendo perché davvero sono fantastici. A me per il fondotinta piacciono tanto. Allora, altro, lo chiamo Fabuki, fa le formine, non lo so, però questa forma di cuore finalmente è arrivato. Tanti mesi che veramente l'aspettavo e se volevo provare. Ce l'avrò un foglio qui a portata di mano, un foglio bianco che non vi mostro niente. Ok, aspettate. Allora, qui è a forma di cuore e poi se mai troverò, eccolo, è fatto anche il cuoricino. E devo dire che sono rimasta sorpresa perché io avevo preso questi stickers con le stelline, ma me ne sono arrivati due pacchetti. Eppure ho guardato la descrizione e c'era scritto uno. Meglio così, no di più. Anche perché questi, va bene, sono tutti uguali, però sono tante stelline e mi piace da mettere nel calendario che ho lì sul tavolo, segnare la data, perché così so che c'è qualcosa per quella data. Quindi sono comunque, non so, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 per 11, 88 in ognuno. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fogli. Direi che di stelline per un pochino ce ne ho. Allora, se vi è piaciuto questo video fatemi sapere intanto le cose vi è piaciute di più con un commentino qui sotto e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!